Una delle domande, se non la domanda più frequente su tutti i miei social network, è sempre: Cindy, ma come hai fatto a rendere il tuo sogno, quindi la tua passione per il make-up, una vera e propria realtà lavorativa? E dunque oggi ho deciso di girare questo video, un po' diverso dal solito, per elencarvi. Per chi sta guardando questo video e ancora non mi conosce, io sono Cindy, ho 25 anni e circa 5 anni fa ho fondato la mia azienda cosmetica Mulac Cosmetics, partendo appunto dalla passione che ho condiviso qui in rete con tutte le altre persone che mi seguono e mi hanno seguito negli anni. Quindi con tutta umiltà in questo video voglio rispondere a questa grande domanda, molto difficile tra l'altro, elencandovi le regole per me fondamentali per fare in modo che la vostra passione, il vostro sogno più grande possa diventare realtà. Prima regola fondamentale: essere pronti al sacrificio. Essere pronti realmente a sacrificare molto anche della parte privata, anche dei rapporti, tante cose, per investire il tempo in quella determinata attività. Se siete consapevoli del fatto che il vostro più grande sogno è quello, che avete del potenziale nel giocare a calcio oppure passione per il make-up, nel mio caso, qualsiasi altra cosa, se siete veramente convinti di voler fare di questo sogno, di questa passione, una realtà, quindi una vera e propria attività, dovete essere pronti al sacrificio. Io in questi anni, detto molto sinceramente, ho dovuto sacrificare molto della mia vita, molto del mio tempo, molte delle mie altre passioni per quella passione. Ovviamente dovrete essere in grado di sceglierne una se ne avete di più, o comunque di selezionare la passione che per voi, insomma, è assolutamente al primo posto, quindi quella che proprio vi fa battere il cuore. Seconda regola fondamentale è: conosci il tuo potenziale tanto quanto conosci i tuoi limiti. Sicuramente alla base di un grande o piccolo business c'è un leader super sicuro di sé, determinatissimo, sicuro proprio delle sue idee, certo, e ci vuole una figura di questo tipo, e la figura che ha portato avanti la sua passione, che l'ha resa proprio una vera e propria realtà lavorativa, deve continuare su quella strada. Nello stesso tempo però, come può conoscere il suo potenziale? Secondo me, personalmente, deve essere assolutamente consapevole e certo di quelli che possono essere i suoi limiti. Quindi bisogna essere anche pronti a non essere egoisti all'interno di un'attività, quindi non dire riesco a fare tutto io, mi prendo la responsabilità di tutto, faccio tutto io, so fare quello, posso inventarmi di fare anche qualcos'altro, assolutamente no. Bisogna, secondo me, conoscere appunto i propri limiti, e questo vi aiuterà nel momento in cui ci sarà un problema, comunque ci sarà qualcosa da risolvere, ad essere pronti a, diciamo, porgere la mano a chi la sa stringere al meglio, quindi a dei possibili collaboratori, a dei possibili soci in più, a dei possibili investitori, a qualsiasi altra persona esterna che potrebbe aiutare la crescita del vostro business, della vostra attività, della vostra passione. I problemi e gli alti e bassi e l'onda della vita, come l'onda del lavoro, come l'onda delle passioni, come l'onda dell'amore, come l'onda di qualsiasi cosa, non va sempre in alto, a volte va anche in basso. E la capacità di accettare il fatto che i problemi sono anche la normalità e vanno risolti sempre con la stessa carica, sempre con la stessa energia, sempre con la stessa costanza, quindi la positività, sta assolutamente alle regole fondamentali per fare in modo che la propria passione, il proprio sogno possa diventare effettivamente una realtà. Un'altra domanda frequente è: non avete mai avuto momenti di crisi, nei momenti peggiori come ti sei ritrovata, quando magari stavi male, hai avuto la bimba e avevi Mulac da vedere, poi avevi questo da fare, poi avevi quell'altro, poi come fai ad organizzarti, ma come fai? Ecco, il segreto è non andare completamente in crisi. Devo essere sincera, se io all'inizio della creazione di Mulac avessi dovuto ascoltare tutti i no
che ho sentito, molto probabilmente oggi il mio sogno non sarebbe una realtà. Molto probabilmente oggi il nostro sogno non sarebbe una realtà se io non mi fossi fidata anche di voi. Praticamente la mia mano l'ho data a voi e voi l'avete stretta e mi avete tirato praticamente con molto molto entusiasmo, perché appunto io dico sempre l'input principale di Mulac sono stata io, ma poi la risposta efficace per la buona riuscita del mio sogno che è diventato realtà siete stati voi. Ma comunque, se io non mi fossi fidata di voi, se io avessi ascoltato solo i no, non si sarebbe fatto niente. Quindi rischiare e capire che il rischio, il pericolo dietro l'angolo può essere la normalità, e all'interno di un'attività del mondo business è effettivamente la normalità quotidiana. Quindi abituarsi a questo concept di positività, piante benefiche che ti appunto circondano e che ti fanno rilassare, in qualsiasi modo vadano le cose, cercare di trovare sempre una soluzione e scegliere collaboratori validi e non solo di fiducia. Questa è una regola che personalmente mi ha segnata molto nella mia esperienza personale, nel senso che molto spesso mi sono fidata di collaboratori che magari erano collaboratori di fiducia, apparentemente magari amici, ma non per questo erano collaboratori validi. Molto spesso sono difficili da gestire le attività a gestione familiare proprio per questa ragione, perché magari si crea un'attività col marito, con la sorella, con la cognata, con la zia, e è molto difficile che tante persone che sono unite da una fiducia personale reciproca si possano poi anche fidare dal punto di vista professionale, o si possano poi amalgamare dal punto di vista professionale. Perché è un rapporto molto più difficile da gestire, quello intimo di amicizia o addirittura familiare, rispetto al rapporto lavorativo, in cui ci sono dei collaboratori e sono selezionati per la loro efficienza, per il loro potenziale, a prescindere dal loro sangue o dal mondo a cui appartengono, dal fatto che sono tuo cugino o tua sorella. Ecco, scegliere collaboratori validi. Quindi, se avete bisogno di una mano, avete un problema, state creando la vostra attività partendo dal vostro sogno, potete fidarvi della vostra migliore amica, ma cercate di capire se la vostra migliore amica potrebbe effettivamente, mettetela alla prova e capite se la vostra migliore amica potrebbe essere una collaboratrice valida anche dal punto di vista professionale. E penso che ci siamo capiti. E quindi niente, ragazze e ragazzi, spero tanto che questo video possa esservi stato utile. Se sì, segnalatemelo con un like qui sotto. Realizzerò un altro video di questo tipo sulla tematica che sceglierete voi nei commenti qui sotto. Quindi mettetemi una domanda, quella che sarà votata di più sarà ovviamente l'argomento principale del prossimo video. Vi mando un grosso bacio e noi come sempre ci vediamo alla prossima.